Ehi là, benvenuti alla seconda parte del video dedicato alla mia carissima amica Ili, quindi Mon Petit Cheri, che vi rinvito ad andare a visitare il suo canale e il suo gruppo, iscrivetevi. E niente, torniamo alle fantastiche cose che mi ha realizzato e che mi ha mandato. Allora, mi ha mandato questo sacchettino. Guardate, io sono veramente, veramente felice, cioè, non sto più nella pelle. Non vedevo l'ora di stasera delle 8 per tornare a casa. Wow. Allora. Perché dico troppo allora? Mi ha regalato innanzitutto delle perle, un paio di perle per fare degli orecchini spettacolari sull'azzurrino e altre due sul rosa. Quindi wow. Poi mi ha regalato delle madreperle in varie dimensioni. Aspettate, vedete? Che vanno via come il pane, quindi io le accetto più che volentieri perché sono belle. Poi io le coloro anche con i colori della Pebeo, quindi insomma, ragazzi, mi vanno via veramente tanto. Due basi per anelli, che qua cosa vogliamo dire? Belli. Io così non le trovo qua, le trovo diverse, quindi sono più che felice di testarle. Oro e argento. E poi queste due mezze perle che tanto mi hai parlato, e ti confermo che qua da me non le trovo. Quindi io cercherò di fare un calco in modo che senza romperti le scatole, chiederti magari di comprarmene, li realizzerò magari con la pasta polimerica. Quindi belle. E poi, cioè, guardate ragazze, mi ha regalato due rivoli, uno verde e uno viola. Cioè, belli, grazie Idi. Poi, giusto per stare in tema dei colori che mi ha regalato i rivoli, mi ha mandato questa delica DB110, codice, mi ha anche scritto il codice, anzi, tesoro 921, di questo verde. Vabbè, i colori si vengono un po' sfasati, di questo comunque verde. Ecco, voi non so. Non riesco a capire che colore vedrete. Comunque è un verde scuro che non ho, perché ho comprato dei verdi un po' più chiari e quindi questo qua è bellissimo. Poi track, ragazzi, guardate qua, riesco a incastonarlo benissimo con questo rivoli che mi ha dato lei. E poi, cioè, vedi, io ti ripeto che io e te siamo telepatiche. Mi hai regalato queste DB 110 di questo violetto, codice 56, che neanche farlo apposta, guarda, io circa una settimana, 2 settimane fa al massimo, sono andata in un unico negozio che avevo preso una piccola scatolina, che ci sono stati sì o no 4 grammi, e avevo finito questo colore, che io lo trovo bellissimo, veramente veramente bello. È un po' diverso rispetto a come voi lo vedete nella telecamera. È un po' più chiaro, voi lo vedete un violettino un po' più scuro. E con questo io finalmente riesco a finire l'incastonatura di uno Swarovski che ho lì da tempo per farmi un anello che mi ero presa per me e non l'ho mai più finito perché mi dimenticavo di prendere queste delica e quando sono andata non ne avevano. Quindi, cioè, grazie, io ti lovo. Grazie, Ili. Poi, queste perle qui, turchese, pasta di turchese, belle, non le avevo mai viste così. Poi queste perle qui, belle, io gli orecchini ne adoro farli uno diverso dagli altri, quindi queste qui, che sono, sì, è un blu, ve lo vedete più acceso, ma è un altro tipo di tonalità di blu, molto bella, quindi queste qui, Tila, no? Tila si chiama, sì, Tila. E farò uno schema che ho visto su un Fashion Gems con queste qua. Che idea. Queste qui, che vanno via sempre nei mercatini, con una bella perla che metterò dentro. Queste, le daghe, mi ha regalato le daghe. Bellissime, bellissime. Queste sono marroncine, io non le avevo di questo colore.
rosso scuro. No, penso più marroncine, sai. Grazie, Ciccia. Grazie. Poi queste sempre perline che vi ho fatto vedere prima al filo, che io uso tantissimo per le mie creazioni. Queste, questo rosa che è meraviglioso, ragazzi. Bellissimo. Mamma mia, Ili, grazie. Queste qui, che sono bellissime. Io oltretutto quando sono andata da Pietra, da Mac, che ho portato via un po' più di minuteria del solito, quindi avevo a disposizione un po' più di minuteria rispetto a quella che compro abitualmente, perché qua mi pelano, cioè mi sono innamorata di tutte queste cose qua. Per cui il regalo che tu mi hai fatto, cioè queste basi per orecchino a perno con la mezza perlina grossa davanti e un anellino, per me sono più che gradite, cioè, Ili. Thank you very much. Che bella. Poi queste gocce, io le adoro, guardate, mezzo cristallo per fare dei ciondoli, per fare delle basi di orecchini, cioè delle basi, sì, dei finali di un orecchino, di un ciondolo. Grazie, Ili, belle. Cioè, tutte cose mi ha regalato che userò un sacco, cioè, veramente. Poi lei mi ha detto un piccolo pensierino, ma che cosa? Poi, ups, un filarmonico per anelli che non avevo mai provato, quindi qua scatta la prova anello. Queste due perle di vetro a forma di cuoricino con cui farò sicuramente un degli orecchini, questi cubetti di Swarovski, perché lo so che sono Swarovski. Perché le avevo, o comunque sono quelle, se non sono Swarovski, sono comunque quel cristallo AB molto luminoso, bella. Anche questi orecchini a manetta. Poi mi ha regalato questo bel nastrone che utilizzerò senz'altro. Guardate, bello. Poi questi Swarovski, ma si può, guardate cosa mi ha regalato, anche gli Swarovski, io questi qua li uso un sacco perché è un colore che mi richiedono tanto, quindi bello, Ili, grazie. E poi vabbè, primo indizio della sua creazione, un pezzettino di stoffa che lei penso mi ha messo dentro, perché in caso in cui magari dovevo adeguarlo al mio collo, mi poteva servire, però tu mi hai fatto tutto perfetto, per cui poi passiamo alle creazioni. Dov'è il suo logo? Su, ho detto che deve stare sempre ben in vista, soprattutto con le quando adesso vi mostro le creazioni. Passo con due ciondoli che ha realizzato per me e sono, scusate, ma mi era arrivato un messaggino. Sono questo, guardate ragazze, che cos'è? Ma guardate, guardate, luminosissimo, di questo colore, mamma, è bello, Ili, bellissimo, è bellissimo, guardatelo, guardate che cosa non è. Ili, tu sei troppo brava, io te l'ho sempre detto, brava, 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 cioè, wow. Me l'ha messo in questa cordina. Io l'unica cosa che farò è accorciarmele, perché a me piacciono comunque le cose abbastanza corte, e quindi non faccio altro che magari staccare un pezzettino e riattaccare il tutto. Ed è. Continuano ad arrivare i messaggini di Facebook. Devo togliere le notifiche. Vabbè. Ed è bellissimo. Bellissimo. Wow. E poi questo qui sul rosa, i miei colori preferiti, rosa e violettino, che è fatto da lei, ideato sicuramente da lei. Guardate che brava, con le Super Duo. È bravissima con le Super Duo. Guardate anche i tutorial che ha realizzato, perché per fare l'anello, la sua rivisitazione del Viva. E poi comunque anche altre cose ha fatto con le Super Duo, quindi il suo canale è da visitare. E anche questo con una cordina rosa che io mi limiterò soltanto a stringere un pochino. Ed è tutto stupendo, Ili, ma grazie. Mettiamo qua.
cioè qua. Guardate, sì, ma così. Guardate che belli. Grazie, Ili. Grazie. E poi, bomba. Ovviamente per scherzo è bomba. Mi ha realizzato e mi ha depistato anche la ragazza, furbetta. A parte dicendo che mi ha messo dentro questi fiori profumati, che sono oltretutto il suo profumo preferito, mi ha detto. Mirtilli e violetta, che guardate, ho qua un profumo, prendo il, quando ho aperto il pacco e dove ho appoggiato tutto il materiale, che voi non potete avere idea. E poi, mamma, ma che buono! Ili, è buonissimo! Porca miseria, che buono! Mamma mia, quindi ho tutte le mie creazioncine che domani indosserò subito, profumose! Wow! E questo, ragazze, pronte? Guardate cosa mi ha creato. Adesso io con una mano faccio un po' fatica, però è un girocollo. Guardate, con questo centrale, che oltretutto lei mi diceva, non so se sta in centro, ma sta super in centro. E oltretutto si vede che è uno splendore, perché poi è Swarovski, quindi brilla un sacco. Con queste retine qui, con questa retina qui, dove lei mi ha gentilmente realizzato questo disegno con ago, filo, con le perline Delica, Swarovski, Super Duo, di vari colori, da una parte e dall'altra. Mi ha creato questo qui, che è perfetto per il mio collo, dove ha cucito e ha messo dentro, l'hai visto l'indizio che vi ho fatto vedere prima, ta-ta-tan, questo qua dietro, dove mi ha messo oltretutto questo pezzo di caucciù. E lì, dove lo trovi il caucciù così? Troppo bello, ma anche le chiusure così, le trovi da te? Come si chiamano, che provo a cercarle anch'io? Moschettone, catenina con il suo ciondolino, guardate che carino. E poi è spettacolare. Io domani, Ili, te l'ho detto, io domani lo indosso e farò l'invidia. Attirerò l'invidia delle mie colleghe, perché qua è diventato tutto scuro. Boh, vabbè, si vede che il mio iPhone sta sclerando. Che dire? Ciao, vi lascio perché l'iPhone sta sclerando. Io sono felicissima, Ili, super felice di averti conosciuto e di aver ricevuto tutto questo ben di Dio da te. Io ti lovo, non ho altro che da dirti, io ti lovo, non vedo l'ora di farlo vedere alle mie amiche queste creazioni. Grazie, Ili, io spero di conoscerti sempre di più e sempre meglio, perché sei una persona d'oro, una persona che qua faccio fatica a trovare. Io non vedo l'ora che vieni a Milano, o vengo io a Napoli, guardate, per me è indifferente, e ti voglio conoscere veramente, voglio conoscerti, voglio veramente, non ho parole, guardate, non so più cosa dire. Basta, concludo qua perché sono già emozionata, per cui niente, un bacio, grazie, Ili, ti voglio bene.